Io personalmente mi auguro poi che questo sentimento lo vivano un po' tutti gli allenatori, ma escludo a priori che sia così. L'allenatore non può non vivere una sorta di responsabilità nei confronti dei propri giocatori, che va poi al di là anche tante volte della pallacanestro, no? Perché solo ed esclusivamente anche per un discorso anagrafico, io ho quasi 50 anni, i miei ragazzi mediamente ne hanno 25. Io sono, è vero, quello che ha delle responsabilità oggettive a livello cestistico, però è anche vero che ho delle responsabilità su di loro anche come crescita umana. Quindi diciamo che questa responsabilità la sentivo anche prima di ricevere una mail da parte dell'associazione di allenatori dove si scrive, si dice che nel momento in cui dovessimo riniziare ad allenarci, è possibile che l'allenatore venga, in caso di contagio, venga reputato corresponsabile. Ma io in quel caso lì non mi sentirei legalmente responsabile, ma mi sentirei più umanamente responsabile. Quindi, rispetto a tutto quello che stiamo vivendo, questo senso di responsabilità io lo vivo indipendentemente da quello che anche la legge può dichiarare. Io quello che sto cercando di fare con tutti i miei ragazzi è di farli capire di quanto sia in questo momento importante per loro trovare la serenità che gli possa permettere di, come dire, vivere in questo momento. Noi siamo in quarantena ormai da una decina di giorni, di vivere questo momento critico con meno ansia possibile. Dobbiamo ricordarci poi, tra l'altro, che la maggior parte delle formazioni, dei roster italiani sono, come dire, farcite da giocatori che arrivano da altri paesi. Io ho vissuto a Mosca 2 anni e non so come avrei vissuto una situazione del genere, a chilometri e chilometri di distanza dai miei cari, e soprattutto in un mondo dove sostanzialmente capisci poco la lingua o addirittura proprio non la capisci, dove ci sono culturalmente degli usi e costumi diversi. Quindi diciamo che il mio unico obiettivo quotidiano oggi è far sentire ai miei giocatori questo senso paternalistico che comunque io vivo. E quindi ho totalmente dimenticato la pallacanestro. La pallacanestro in questo momento nel nostro rapporto non esiste, se non chiaramente così come distrazione, perché a noi, indipendentemente dal fatto che lo facciamo perché è il nostro mestiere, a tutti noi piace la pallacanestro. Quindi parlare di pallacanestro, se è come dire, parlare delle partite dell'anno scorso, per esempio, è successo con un mio giocatore, con Jamie Smith, che abbiamo firmato qualche settimana fa, che abbiamo perso una ventina di minuti ricordando tutto quello che è stato il percorso che ha portato la squadra, appunto, della passata stagione a vincere 22 partite di fila. Ecco, se è un modo per sdrammatizzare, per pensare ad altro, parlo di pallacanestro, ma non è logico che chiaramente ogni tanto mi interrogano e mi chiedono qual è il mio presentimento, qual è la mia opinione rispetto al si continuerà a giocare, si inizierà il campionato o meno. È logico che una mia opinione gliela do. Però non più tardi di ieri i miei giocatori, soprattutto quelli americani, mi hanno chiesto, visto che Trump ha un po' minacciato di chiudere gli aeroporti, di chiudere le dogane, insomma, sono un po' preoccupati, vorrebbero tendenzialmente poter tornare a casa, e quindi di conseguenza mi sono messo in contatto con la società per fargli capire che appunto la società, il sottoscritto e chiunque, insomma, è favorevole al fatto che loro possano tornare a casa, insomma.